Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli, celebriamo quest'oggi la ventesima domenica dopo la Santa Pentecoste e la nostra buona Madre Chiesa propone alle considerazioni pie del nostro cuore e della nostra mente un miracolo di Gesù, precisamente la guarigione del figlio del funzionario regale. Guarigione che si è verificata a Cafarnao, però il miracolo è partito da Cana, è perché Gesù ha guarito, diciamo, questo ammalato, questo figlio del funzionario reale, l'ha guarito stando a Cana, e però il miracolo è venuto a Cafarnao. Si tratta dello stesso miracolo della guarigione del servo del centurione, che è sempre avvenuta a Cafarnao. No, perché? Perché quel miracolo Gesù era proprio a Cafarnao, c'era un servo, invece qui c'è il figlio, qui il miracolo parte da Cana, qui il funzionario invoca Gesù, gli dice vieni, scendi a casa mia per guarire, invece il centurione dice non importa, di soltanto una parola e il tuo servo sarà salvato, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Ebbene, ci sono delle differenze. E allora non dobbiamo pensare, come fanno talvolta alcuni critici moderni, che sono doppioni o fonti diverse rielaborate decenni dopo il fatto e rimesse create dalla fede della comunità. Dio mi perdoni se ho ripetuto queste affermazioni. Gesù ha fatto tanti miracoli, ha fatto tanti discorsi e a volte ha ripetuto discorsi e ha fatto dei miracoli simili, e nei discorsi a volte troviamo delle somiglianze sostanziali con delle divergenze accidentali, come per esempio nel Padre Nostro, come si è trasmesso da San Matteo oppure da San Luca, eccetera, e così via. Allora adesso leggiamo il Vangelo e con l'aiuto della Madonna che ci ottiene lo Spirito Santo, come l'ha ottenuta Santa Elisabetta, perché dove c'è Maria lo Spirito Santo vola. Allora mi affido alla Madonna per commentare brevemente il Santo Vangelo. Allora leggo Vangelo di San Giovanni, capitolo 4, versetti dal 46 al 53. In quel tempo c'era un funzionario regio il cui figlio era ammalato in Cafarnao. Siamo in questo momento, Gesù si trova a Cana di Galilea, è stato a Gerusalemme, quindi un bel po' dopo il miracolo delle nozze di Cana. È stata a Gerusalemme ed era ritornato in Galilea e in quel momento si trovava a Cana. E c'era un funzionario regale, e allora questo funzionario probabilmente era un funzionario o un parente, ma probabilmente più un funzionario di Erode, tetrarca del re Erode, ecco il re Erode a cui Gesù, che ha fatto uccidere il Battista, l'Erode che ha considerato Gesù un pazzo e a cui Gesù non ha potuto rivolgere la parola. È quell'Erode lì. Quindi è un funzionario di Erode. E il figlio era ammalato a Cafarno ed era grave, lo sappiamo dal contesto. E avendo appreso che Gesù dalla Giudea era venuto in Galilea, andò da lui. E lo pregava di discendere e di guarire suo figlio che stava per morire. Lo pregava di scendere per guarire il figlio, vedete che stava per morire, molto grave. Allora Gesù inizialmente lo rimprovera: se non vedete miracoli e prodigi, voi non credete. Vedremo a breve il significato e perché Gesù sgrida questo funzionario, perché a prima vista poveretto, cosa ha fatto? Lui chiede il miracolo, dice: se non vedete i segni prodigi, voi non credete. Perché Gesù lo rimprovera in questo modo? Lo vedremo dopo, perché adesso dobbiamo fermarci alla luce di quanto ci insegnano i santi padri della Chiesa e San Tommaso d'Aquino, che ne raccoglie l'eredità, i sensi spirituali e morali di questo passo. Allora, chi è
questo funzionario regio il cui figlio era ammalato a Cafarnao? Allora, un primo senso spirituale è che questo funzionario rappresenta Abramo, il figlio, il popolo di Israele. Allora, perché diciamo Abramo? Perché Abramo è un fedele servitore del re dell'universo che è Dio. E il figlio, i discendenti di Abramo, il figlio delle 12 tribù di Israele, l'Israele, perché era ammalato in Cafarnao? Cafarnao in ebraico è Kefar Naum, vuol dire villaggio della consolazione. Allora, i giudei perché hanno rifiutato Cristo? Perché volevano un messia terreno. Quindi Cafarnao è il villaggio della consolazione terrena. Allora gli ebrei aspettavano un messia liberatore dai romani. Quindi una religione per star bene a questo mondo. Quindi ammalato in Cafarnao. Allora siamo anche noi ammalati a Cafarnao? Perché vorremmo star bene a questo mondo. La nostra santa religione è la sequela sul Calvario di un crocifisso, di un condannato a morte, che risorge dopo che è morto, dopo che ha portato la sua croce. È un seguire lui. Se uno mi vuol seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E noi invece vorremmo una religione per star bene a questo mondo. Quindi essere amici solo di Cristo risorto e non di Cristo crocifisso, dimenticandosi che è lo stesso. Vedete, a volte vedete, noi vorremmo essere liberati dalla siccità, essere liberati dai terremoti, essere liberati dal Covid, essere liberati da altre malattie, senza però voler essere liberati dalla causa di tutto questo. Essere liberati dalla guerra senza essere liberati da ciò che causa tutte le guerre, che è il peccato. Siamo anche noi un po' pacifisti, mettete dei fiori nei vostri cannoni, però bisogna smettere di abortire, di divorziare, di commettere atti impuri, di essere empi. Allora vedete, giacere ammalati a Cafarnao vuol dire essere ammalati di una religione terrena, di un voler stare bene a questo mondo e senza eliminare le cause del fatto che stiamo male in questo mondo. Eliminiamo il peccato, invece, è per questo che Gesù è venuto, per caricarsi dei peccati, quindi espiarli sulla croce, e poi per lui svuotandosi della gloria divina con la sua incarnazione, quindi facendosi perfettamente uomo, vero Dio, vero uomo, dandosi poi la sua grazia, unendosi a lui nella sua resurrezione. Questo è, diciamo, il motivo dell'incarnazione, ma i giudei non ne volevano sentire. Quindi il figlio di Abramo, i figli di Abramo, e anche noi figli spirituali di Abramo, siamo ammalati a Cafarnao quando appunto cerchiamo la consolazione terrena. Il secondo significato morale, diciamo, di questo brano è, sempre secondo alcuni padri della Chiesa e secondo San Tommaso, il seguente. Allora, chi è questo funzionario? Vedete, non è il re, è un regulus, cioè un funzionario reale, cioè è uno che ha un certo potere, però non è il potere del re. E il potere del re, chi l'aveva? L'aveva Adamo. E Adamo aveva il potere despotico sul corpo, su tutte le passioni, mentre invece noi questo potere despotico l'abbiamo perduto, non del tutto. Cioè, noi non siamo schiavi di una concupiscenza irrefrenabile, però facciamo fatica a tenere a bada le passioni, sia dell'irascibile che del concupiscibile. Cioè, vedete, perché Adamo ed Eva, nel paradiso terrestre, i nostri progenitori avevano il dono dell'integrità, avevano il dono della immortalità, della impassibilità, dell'integrità e della scienza infusa. Senz'altro il più prezioso era quello proprio dell'integrità,
commettendo il peccato, vedete, tutti questi doni erano agganciati alla grazia, sebbene non dipendenti strettamente, non collegati strettamente in ragioni di perfetta causa effetto, però erano come agganciati alla grazia. Perdendo la grazia abbiamo perso anche questi doni. E allora la grazia che ci è restituita nel battesimo ci ridà la vita divina, però non ci dà più il dono dell'integrità, come quello della, neanche quello dell'immortalità, e neanche quello dell'impassibilità, e neanche quello della scienza infusa. Cioè i doni preternaturali ormai li abbiamo persi. Abbiamo soltanto i doni soprannaturali, cioè la grazia con tutti i doni, le virtù infuse, i doni dello Spirito Santo, eccetera, e quelli li abbiamo. Però non abbiamo più il dono dell'integrità. Allora non siamo più re di noi stessi, ma siamo reguli, cioè funzionari, quindi con un certo potere. E cosa vuol dire certo potere? Certo potere vuol dire che noi non siamo schiavi delle passioni. Come dicevano i giansenisti e certi modernisti di oggi che dicono che si può fare certi peccati, non sarebbero peccato quando non si può fare altro. Quindi non esistono più, secondo questi, Dio mi perdoni se oso ripetere l'affermazione, e non esistono atti che sono intrinsecamente cattivi, perché ci sono delle situazioni in cui, in vista di un bene, quando non è possibile fare altro, si possono anche contravvenire gli assoluti morali. È cosa pazzesca, assurda, E invece con la grazia l'uomo tutto può, tutto posso in colui che mi dà forza, dice San Paolo. Quindi, vedete, non siamo re, ma non siamo neanche senza alcun potere, siamo funzionari, cioè con l'aiuto della grazia, lottando con la scesi, noi possiamo dominare le passioni. Però queste passioni, vedete fratelli carissimi, queste passioni ci fanno guerra, ci fanno guerra nell'essere ascesi, preghiera. Allora vedete, il figlio che giace malato in Cafarnao è la condizione umana dopo il peccato, senza il dono di integrità, è che si trova ammalata, cioè attaccata, frenata dalle consolazioni dei beni di questo mondo. Cioè sono i beni verso i quali le passioni sono attirate e i mali verso cui le passioni contrastano, e però non in un modo perfettamente libero, ma quasi cercando continuamente di svincolarsi dalla ragione, dalla volontà, illuminate dalla fede, dalla forza della grazia. Ecco il figlio ammalato a Cafarnao, è l'uomo stesso nello stato post-lapsale, dopo il peccato originale, avendo perso i doni preternaturali. Allora che cosa fa quest'uomo? Cosa dobbiamo fare? Andiamo avanti. Lo pregava di discendere e di guarire il figlio che stava per morire. E Gesù a un certo punto lo sgrida. Se non vedete miracoli e prodigi, voi non credete. Allora questo, diciamo, questa rimprovero un po' inaspettato, cioè lui va, allora i padri della Chiesa, in particolar modo Origene, se non vado errato, considerano, ma non solo lui, diciamo, una fede di questo funzionario ancora imperfetta. Vedremo che c'è tutto un progresso nella fede, un cammino di fede che compie questo funzionario fino alla constatazione del miracolo e alla conversione sua di tutta la famiglia. C'è un cammino, qui siamo agli inizi. Allora Gesù lo sgrida perché comincia ad avere la fede, ma tentenna. E da dove lo si capisce? Allora i padri, vedete come scrutavano la scrittura facendo attenzione in particolare, dicono: no, se lui avesse ha avuto una fede forte in Gesù, non avrebbe aspettato che Gesù tornasse dalla Giudea, ma sarebbe andato a cercarlo in Giudea, e invece magari ha cercato altri mezzi e è andato a cercarlo solo quando era a portata di mano nelle vicinanze. Cioè non ha avuto quella fede che gli ha fatto superare ostacoli consistenti prima di arrivare a Gesù. Allora Gesù, vedete, che sgrida, e lo sgrida perché? Perché la sgridatina di Gesù lo fa perché noi facciamo un passo in avanti. E infatti il funzionario rispose: Signore, vedete, Kyrie, quindi non considera Gesù un medico, un
predicatore itinerante, un guaritore, semplicemente un taumaturgo, ma Kyrie, Signore. Quindi già in qualche maniera comincia a credere nella sua divinità. Discendi prima che mio figlio muoia. Scendi. Allora vedete, questa qui è l'invocazione all'incarnazione. Quello che noi preghiamo soprattutto nell'avvento. Oh Signore, se tu squarciassi i cieli e scendessi. Gesù, siamo senza speranza, le nostre opere buone sono come un panno immondo. Se tu squarciassi i cieli scendessi, se tu, Signore, tu proprio scendi, prima che mio figlio muoia. Vedete, allora il guadagno è cioè la consapevolezza che se non viene Gesù noi moriamo. Gesù è la via, la verità e la vita. E noi stiamo morendo. Quindi vedete, questo servo, questo funzionario, non ha perso il senso del peccato, sa che pecca. Cioè, oggi il peccato del secolo, come dicevano Pio XII, San Giovanni Paolo II, è aver perso il senso del peccato, cioè commettere il peccato pensando di far bene. E che male c'è, ma non è peccato, secondo me non è peccato, e così si perde proprio il senso del peccato. Invece, e soprattutto, guarda che se tu muori in peccato mortale vai all'inferno, cosa vuoi che sia? La mia figura, Dio è buono, Dio è buono. Vedete, fratelli chiarissimi. Allora invece, vedete, questo funzionario dice, discendi prima che mio figlio muoia. Cioè, e rappresenta il peccatore, l'uomo. Ho bisogno di redenzione, ho bisogno di perdono, ho bisogno di essere lavato dal sangue di Cristo, altrimenti muoio, perché il peccato è, si dice, mortale, perché provoca la morte seconda. Allora Gesù gli disse, va, tuo figlio vive, cioè va, continua il tuo cammino di fede, perché tuo figlio vive. L'uomo credette. Vedete, alla parola che Gesù gli aveva detto, e se ne andò. Fides exaudito, la fede dipende dall'ascolto. Si fida di Gesù, perché è verità infallibile, perché è il Kyrie, e se ne va. Però vediamo che va ancora avanti nel cammino di fede. Quando era sulla via del ritorno, era già sulla via del ritorno, quando i servi venuti incontro gli annunciarono che suo figlio viveva. E allora gli domandò in quale ora avesse cominciato a star meglio. Ma quando è successo? Perché cercava il collegamento con le parole di Gesù. Essi gli risposero, ieri, all'ora settima, la febbre lo ha lasciato. E allora vedete, la febbre ha lasciato. Il padre allora riconobbe che era proprio quella l'ora in cui gli aveva detto, tuo figlio vive. Cosa rappresenta quest'ora settima? Sapete che i riferimenti temporali, cronologici nel Vangelo di San Giovanni sono importantissimi. L'ora di Gesù, quando Gesù sulla croce dice ho sete, e l'ora, quando Gesù chiede da bere alla Samaritana, sono la stessa ora. Quindi l'ora settima è il tempo in cui Gesù è già stato inchiodato sulla croce. Vedete, fratelli carissimi. Allora tuo figlio vive, cioè noi, la nostra salvezza che avviene all'ora settima, cioè l'ora settima è Gesù che è in agonia, cioè Pascal diceva che Gesù è in agonia sino alla fine del mondo, ma Gesù è anche sulla croce fino alla fine del mondo. E la celebrazione della Santa Messa, che è la rinnovazione incurrente del sacrificio di Cristo, è proprio perché questa continuo stato di ora settima succede, accade sacramentalmente sull'altare, per questo che la messa è la rinnovazione del sacrificio e non è una cena. Ed è per quello, è perché siamo nell'ora settima che tuo figlio vive, cioè che noi, i figli di Abramo, benché prossimi a morire, invece viviamo.
e credette in lui. Allora vedete che c'è ancora un'altra parola, credette. Quindi vuol dire che la fede fu ulteriormente perfezionata. Vedete, va, cioè compi un cammino di conversione di fede. Allora vedete, la fede è, benché diciamo non possano aumentare le verità a cui crediamo, se non crediamo più cose alla fine che all'inizio, cioè, l'oggetto della fede è il medesimo, certamente può essere più chiaro, però verso questo oggetto noi ci possiamo slanciare con maggior ardore, con maggior fiducia, avere più doni per penetrare intensivamente nei misteri. È quello che anche la Chiesa nel suo complesso progredisce in questo fino alla fine del mondo. Quindi va, quindi Gesù l'ha detto, va, tuo figlio vive, e allora è l'uomo che credette, prima crediamo in un certo modo, poi in un altro. Prima per sentito dire, andiamo da Gesù quando non è troppo complicato, siamo affascinati dalla sua parola e lo riconosciamo la sua divinità, e poi diciamo questo riconoscimento della divinità ci porta ancora ad accelerare il moto della fede, questo moto causato dalla carità, e a slanciarsi pienamente in Gesù Cristo, con una fede in attesa di quel salto, quindi quando saremo diciamo cotti a puntino, allora il Signore ci viene a prendere, e allora non vedremo più Gesù solo alla luce della fede, ma lo vedremo alla luce della gloria. Ecco, fratelli chiarissimi, ci raccomandiamo allora alla Madonna Santissima e il suo cammino di fede è stata una corsa incredibile fin dal momento della sua Immacolata Concezione fino a quando è stata assunta in cielo. Una corsa senza tentennamenti, una corsa perfetta, totale, e una corsa in quei tempi sono stati scanditi dai battiti del suo cuore immacolato. A lei ci rivolgiamo per poter in questo cuore, nascosto in questo cuore, ripercorrere il più velocemente possibile questa corsa della fede. Sia lodato Gesù Cristo.